giocare sempre contro le squadre come Sassuolo. Poi il problema è che ci dobbiamo giocare diversamente. E noi abbiamo sempre girato palla davanti a loro. E invece bisogna cercare di farli spostare. Abbiamo parlato già prima della partita, sul chiuso, se non si può andare dentro è normale che è importante tiro da fuori, però non bisogna farlo veramente, perché non ce l'ha. Per me questa squadra non si rende conto di quello che fa. Sono ragazzi, sono spensierati, non hanno problemi. Per me è fisiologico che con cambio di stagione c'è anche il cambiamento di adattamento a quello e quindi si risente dappertutto. Poi sul discorso di grado di preparazione, io penso che siamo ancora preparati bene, non abbiamo problemi alla lunga. Io finora non vedo nessuno stanco che non ce la fa, quindi cambiamenti ci possono stare, ma non dovuti alla fatica. C'ha la sua identità che è impostata già dall'anno scorso in C, è una squadra che ha carattere, che lotta, che non si arrende, infatti hanno recuperato tante partite nei finali. Lui sta lavorando bene, ha lavorato bene, ha vinto il campionato di Lega Pro, ora sta continuando già, senza penalizzazione, penso che era nel gruppo che si potevano giocare i playoff. Lui ha fatto bene praticamente 3 anni, uno a Manfredonia, l'altro a Foggia e questo è il terzo che sta facendo bene. Poi ha fatto altri 2 campionati dove era un po' in disparte, quindi non è riuscito a esprimere le capacità che ha. Vabbè, per me sono 2 giocatori che hanno giocato molto bene insieme l'anno scorso. E poi se Sau ha fatto più gol di Insigne, anche se Insigne tirava rigori, lo deve principalmente a Insigne. Ma io so che la prima richiesta per Sau era 1 milione e 1 milione non lo faccio spendere.